Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo di crociate. Allora, che cosa succede in questo periodo? Che a Gerusalemme ci sono dei problemi per i pellegrinaggi. Allora, a Gerusalemme da secoli i cristiani si recavano in pellegrinaggio per poter visitare quello che noi chiamiamo il Santo Sepolcro e tutti i luoghi santi, dove Gesù aveva vissuto, dove era stato deposto, e ricevere in questo modo l'assoluzione, cioè il perdono dei peccati. Per quanto riguarda i governanti islamici, avevano sempre lasciato che i cristiani visitassero queste terre, ma nel IX secolo la Palestina era stata conquistata dai turchi, musulmani anche loro, ma molto più intolleranti. Intorno al 1090 addirittura si dice che alcuni pellegrini che sono arrivati a Gerusalemme fossero stati torturati e uccisi, e l'accesso ai luoghi santi era stato loro. Qual è stata la reazione cristiana di fronte a questo? Di fronte a questa? Bene, la reazione cristiana non si è fatta attendere. Il Papa Urbano pronuncia un discorso molto duro nella cattedrale di Clermont-Ferrand ai cavalieri, e il discorso recita così: Popolo dei Franchi, popolo eletto e amato da Dio, a voi si rivolge il nostro discorso e la nostra esortazione. Da Gerusalemme è giunta a noi una dolorosa notizia. I turchi, gente tanto diversa da noi, popolo lontano da Dio, ha invaso le terre cristiane, le ha devastate col ferro, con la rapina e con il fuoco. A chi dunque incombe il peso della riconquista, se non a voi, che avete gloria nelle armi? Allora, come vedete, io accanto alle parole un po' più difficili ho già segnalato quella che può essere una traduzione. Quindi, poche righe sopra, voi avete una domanda: qual è stata la reazione cristiana? Ecco, rileggete queste cose e poi compilate il file Word che io vi manderò. Il discorso continua così: Vi sproni il santo sepolcro del Signore Salvatore nostro, che è in mano di gente immonda, e i luoghi santi, che ora sono da essi vergognosamente posseduti e irriverentemente insozzati. Prendete la via del Santo Sepolcro, strappate quella terra a quella gente scellerata e sottomettetela a voi. Seconda domanda chiave: il Papa esorta i franchi, i cristiani, a fare che cosa? Allora, abbiamo letto di un Papa che chiede ai cristiani di prendere il Santo Sepolcro, cioè andare in quei luoghi con le armi e combattete. Insomma, porta avanti l'idea di quella che è una guerra giusta, una guerra santa per riprendersi il Santo Sepolcro e tutti i luoghi sacri del cristianesimo. Ecco, con il discorso di Urbano cominciano le crociate. Grandi viaggi di cavalieri che vanno a Gerusalemme. Si tratta però di viaggi e guerre lunghe e rischiose. I nobili devono abbandonare i loro castelli, lasciando che le loro proprietà vengano gestite magari da altre persone, magari dalle mogli. Non sanno neanche come troveranno le loro proprietà al ritorno. Ecco, io vi faccio riflettere su una cosa. Pensate che i nobili partano in questo modo soltanto per delle motivazioni spirituali? Vi ho lasciato una riga per riflettere. Torniamo al discorso di Urbano II in quel giorno del 1905 e andiamo a vedere alcuni dettagli. Allora, leggiamolo insieme. Diventino cavalieri del Cristo quelli che fino a ieri sono stati briganti. Quindi il Papa arruola proprio i malviventi. Combattano una guerra giusta contro i barbari infedeli, quelli che prima combattevano contro fratelli e parenti. E poi aggiunge: le ricchezze dei nemici saranno vostre, perché voi potrete saccheggiare i loro tesori, cioè voi avete il diritto di prendere tutto. Ecco, come vedete, ci sono ben altre motivazioni al di là dell'aspetto religioso. Benissimo, su questo file avete lo spazio per scrivere quali motivazioni potevano spingere i nobili ad aderire all'appello. Motivazioni tutt'altro che religiose. Ecco, qui ho accostato due documenti storici. Il primo di Guidoberto di Nogent, che l'ha scritto nel 1090, quindi praticamente al tempo di Urbano, e il secondo di uno storico dei nostri giorni. Ambedue parlano del
dei crociati, che tipologia di persone era, di che tipologia di persone erano composti gli eserciti e da dove arrivavano, le truppe, o almeno il grosso delle truppe. Benissimo, potete osservare tra i due documenti qualche collegamento? Un po' ve l'ho già anticipato, ci si riferisce ai crociati. Quale motivazione indiretta spinge le persone ad aderire alle crociate? Siamo sicuri che si trattano di motivazioni religiose? Alla luce di tutte le informazioni che hai tratto dalle due fonti, pensi che saranno tanti quelli che parteciperanno alle crociate? Rileggendo i documenti e provando ad anticipare, potete tranquillamente rispondere a queste domande. L'appello del Papa suscita un entusiasmo pazzesco. Nel 1096 parte la prima crociata. Era composta da feudatari, comandati per esempio da Goffredo di Buglione, ma anche altri, e percorrono 2400 chilometri attraverso la Francia, la Germania, l'Italia, l'impero bizantino. Questa crociata raggiunge e conquista Gerusalemme, ma moltissime persone morirono. È una vittoria però che non durò a lungo perché i musulmani presto riconquistarono Gerusalemme. Benissimo, adesso tocca a voi. Quanti anni hanno impiegato i crociati per giungere a conquistare Gerusalemme? E poi provare con un pennarello, magari un pennarello colorato, tracciate sulla cartina, in base alle informazioni, quel percorso via terra che partiva appunto dal nord dell'Europa, percorso via terra, seguito dalla prima crociata, quella di Goffredo di Buglione. Ma perché il nome Crociati? Da dove deriva? La risposta, per esempio, ce l'avete in questo cavaliere crociato, una miniatura. Prova a fare un'ipotesi e osserva bene i simboli che porta addosso a sé il cavaliere e poi prova a scrivere qual è la tua idea. Allora, mi basta ricordare questo, che dal 1096 al 1270 si susseguirono, sottolineo inutilmente, otto crociate, quasi tutte tranne la prima via mare. E alla fine Gerusalemme e la Palestina rimasero in mano ai musulmani, però i pellegrini ebbero l'accesso al Santo Sepolcro. Vi ricordate che abbiamo parlato di repubbliche marinare, vi ho parlato di Venezia? Bene. È proprio Venezia che si arricchisce in questo periodo perché porta i crociati dall'Europa ai territori in Terra Santa e riporta indietro. Quindi Venezia si arricchisce con questo commercio avanti e indietro legato proprio alle crociate. E adesso alcune curiosità. In realtà quella che noi abbiamo chiamato la prima crociata di Goffredo di Buglione non era la prima. C'era stata prima una crociata detta dei poveri, tutti personaggi senza dimora, senza arte né parte, che veramente è partita spinta soltanto dal fervore religioso. Nel suo percorso verso Gerusalemme, un percorso comunque fallimentare, incendiava e massacravano tutte le comunità di ebrei che trovavano lungo la loro strada. Quindi quella è stata la crociata dei poveri. C'è anche stata la crociata dei fanciulli, ragazzini, bambini che infiammati da questa esaltazione religiosa si mettono in viaggio verso i luoghi santi, guidati appunto da dei pellegrini molto convinti che la vittoria sarebbe stata dei ragazzi, ma la maggior parte di loro fu sterminata dalla fame, dalle malattie, non arrivano nemmeno a Gerusalemme e quelli che arrivano a imbarcarsi cadranno poi nelle mani di gente senza scrupoli e diventeranno schiavi. Gerusalemme tornerà poi in mano cristiana, poi molto molto più avanti con Federico II di Svevia, che arriverà a stringere un accordo con le autorità locali, ma questa è tutta un'altra storia. Buono studio!